Acceso. Scusa, in modalità assistita non dovrebbe diventare mia alleata in teoria. Avevo qualcosa che le faceva diventare mie amiche. Sugli hacking rapidi, se non ricordo male. Oh wow, 50 danni in più, questo va bene, buono. Giusto? Ups, quello ma ho subito un abuso bello e buono. Ho subito un abuso bello e buono. Mi sarei dovuto andare a coprire un attimo anziché coprirmi dietro un'automobile scassata. Ma era il meglio che c'era in quel Vedremo. momento. Oh no, dobbiamo I pazzi ripartire da iniziano qui. qua. Cavolo, avrei Li dovuto seguiri. salvare, vabbè. I nostri sono stati qui. Li vedi? Seguiamo le tracce e troviamoli. Luda. Luda, zia, Luda. Via sta modo. Luda tutto. Questo non me lo luto. Hot. Vabbè. Fotte sega. Prendi questa moto. E let's go. Salviamo e andiamo belli lesti. Scorpion diceva che avrei odiato Guarda che Pacifico. vestitino do. Conosceva così bene. Mi devo fermare un po' prima, anziché fare la minchiata che ho fatto prima. Come in una vera avventura. Ehi, lo so. Ma sei ancora viva. Hai ancora diverse cose da fare. Eccoci qua. Abbiamo seguito le tracce. La spengo io quella, che devo fare? Quella non me la fa spegnere. Ma a chi sparano questi? Ma cosa fanno? Io vedo proiettili che volano in tutte le direzioni. Sparate! Ai ai ai, brutta, è brutta, brutta, brutta. Quello era proprio un brutto headshot. Quelli che fanno male male, brutti brutti. Brutti brutti brutti. Io il manipola lo faccio sempre, anche se non ho la minima idea di che utilità abbia. La nostra amica motociclista, non so che fine abbia fatto, tra l'altro. La mia moto l'avevo lasciata qua. Non riesco a capire veramente. Ah, ecco, attenzione, attenzione. Si vede il tizio, dov'è che sta? Guarda Frux. Ah, sta là sotto, eccolo. Gli surriscaldiamo la faccia Maledizione! e anche la testa. E arrivederci. Ok, allora questa è fatta. Andiamo in moto, seguiamo queste cose. Forse qui saremmo dovuti passare tipo velocemente, tipo Iho! Qualcosa. No, neutralizza gli agenti. Ce n'è un altro. E neutralizzato. Vai. Adesso che abbiamo neutralizza gli agenti, l'abbiamo. Cazzo, Cazzu cazzo! Avranno portato Hellman con cazzu. loro. Brutta storia, brutta storia. Allora sbrighiamoci. Allora, fammi andare alla moto. Dove l'avevo lasciata? Era qua. Okay. Io c'ho anche paura qua ogni volta. Perché uno prende la moto convinto, poi implode. Ci stanno 40 nemici in giro.
Quindi un camioncino si è fermato qui e l'altro è andato avanti. Non so se troveremo altro qui. Hanno lasciato qualcuno sulla pista. Meglio scoprire dove l'ha portato la Kantau. È in fretta. Andiamo veloce con il nostro motorone qua. Lo raggiungeranno, tranquilla. Cosa? Sarà lì che tengo. Qua si decolla, ragazza. Ed eccoci qui. Siamo arrivati al distributore. Ma serve l'arma? Ah, certo che serve l'arma. Vedo che c'è un disastro lì. A caso. Droni, pattuglie. Vai col contagino, eh. Vedo. Avranno chiuso Hellman da qualche parte. Tanto ammazziamo tutti quanti con... Potrebbero aver chiamato rinforzi. Lo scopriremo. E presto. E presto. Surriscaldiamolo, sto ragazzo. Quando avrò finito. Quindi questa la spegniamo, questa qui. Scusa, modalità assistita, cosa fa? Forza una torretta a passare alla modalità di mira manuale. Ah, semplicemente, quindi non la posso controllare, quello si è sciolto. Cortocircuitino sul drone, vai. E poi che altro c'abbiamo? Allora, lì in fondo vedo... È del personale quello, ma il mio... la mia vista lì non è sufficiente. Non riesco ad arrivare abbastanza lontano da squartare pure quelli. Vabbè, tanto le moto le dobbiamo lasciare qua. Panam, andiamo, va. Andiamo a fare un giretto. Tanto innanzitutto i primi due lì li abbiamo sciolti. Poi surriscaldiamo pure questo. Non me l'ha surriscaldato? Ah, sì, eccolo là. Gli facciamo anche un cortocircuitino per sicurezza. Bim, arrivederci. Così quello ha strippato malamente. Area ostile. Cos'è che mi stava per vedere lassù? What? Vieni fuori! Mani bene in vista! Mi senti? Ma che cacchio è? Ma cos'era? C'è una persona... Cioè, non... Non riesco a capire. Ma che è lassù? C'è una persona? C'è qualcosa? Ah, c'è un cecchino. Di me. Che ne... Vedo tipo... No. Dov'è che sta? È una terrorista! Restate allerta! Nascondersi dalle forze corporative. Sì, vai, vai, forza corporativa. Se perdiamo il passeggero, ci fucilano direttamente. Intanto vi faccio morire tutti quanti dritto per dritto io, NP. Ciao, Chicco. Ciao, Chicco. Facciamo tutto l'hacking del cervelletto. Cos'è quest'arma? Intrigante. Facci vedere un po'. Cos'è questo? Uno sparapigne. Ah, sì, l'avevamo visto già. Lo sparapigne mortali. Sì. Allora, sugli hacking rapidi c'era qualcosa di utile. Sblocca le istruzioni per creare hacking rapidi rari. Mi piace. Hacking rapidi usati contro un nemico già colpito da un hacking rapido. Interessante. Tra l'altro bisogna stare attenti perché siamo a livello 34. Non è che ci abbiamo altri 500 punti da mettere sulle statistiche. Porto freddezza a 20 sicuramente, perché mi aumenta il danno del critico.
c'è un drone lì. Quello lo cortocircuitiamo. Aspetta, quassù però c'è questo. Ah, bel fuciletto. Collegati. Cominciamo tutti con 7A, maledizione. 7A, 1C, BD. Ah, è esploso. Stai giù, stai giù, zia. No, ma che stai a fare? Disastro. Disastro, disastro. Via, ha fatto un pasticcio. Allora, vediamo un attimo. Torniamo qua sopra. C'era uno che ci aveva visto, aveva fatto pipipi. Ecco là. E questo non ci vede più perché io sono arrivati 74.000 danni nei denti. E quando ti arrivano 74.000 danni nei denti è molto triste la situazione. Io forzo la detonazione di questi. Spengo la radio. Questa non la posso toccare. Questa nemmeno. Questo neanche. Macchina del caffè. Ma che c'è tutto qui? Televisioni, freezer, torretta. Ma stica, queste... queste sono cose che posso... Chi è che mi ha quasi visto? What? Ma da dietro il coso, ma dai. Ma che... Sappia per culo sto gioco. Entriamo qua dentro. Sono dentro. Hellman, deve essere lì. Nascondersi dalle forze corporative è un crimine. Certo, certo. Ah, vedi, avremmo potuto fare un passaggino anche da dietro che è un po' useless in realtà. Attenzione! Voilà, guarda che bella crocchina in testa, eh. Dove sono le altre forze corporative qua? What? Fuoco! What? Non l'ho capita io sta cosa. Questo si sta guardando la TV come se niente fosse. Serenissimo però. Mister Serenità. Ah, la torretta bastava un colpetto e è esplosa. Getta l'arma e arrenditi. Getto l'arma e mi arrendo. Ma qua non era il tizio che vendeva le armi che stava qua dentro? Non sparare. Sono disarmato. Sì, non... Che diavolo ci fai qui? È il mio distributore. Quei corporativi del cazzo sono arrivati. Ah, infatti c'ero già venuto da lui a prendere le armi. Qui e hanno chiuso la porta. Non mi sembra preoccupato. Non è la prima volta. Quando la polvere calerà, i problemi spariranno in qualche modo e io... Vieni fuori. Mi scrollerò tutto di... Tutto di dosso e tornerò al lavoro. Beh, un uomo che ha un paio di risorsine, diciamo, eh. Ho installato quello più scrauso, vabbè. Hai visto Hellman per caso? Sì, a me serve di sapere dove si trova Hellman. Non sono cieco. Dove lo tengo? Attenzione! Nel vecchio garage. È qui, da qualche parte. Probabilmente nella stanza di sopra. Grazie. Se fossi in te, resterei qui al sicuro. È quello che intendo fare. Che fine indegna che ha fatto quel poraccio. So dove tengono Hellman. Io vado lì. Ok? Però scusa, prima che andiamo avanti con la missione, perché c'era quel componente unico bello che stava lì? Niente, eh? Quello ce lo perderemo. E vabbè. Siamo sotto attacco. Cosa mi ha visto dove? Ma cos'era quella roba? Ehi là. Ehi là, salve. Sono qui per riscuotere.
What? È inutile resistere! Ma chi stava sparando quell'uomo? Ormai penso che possiamo anche stare in piedi, non c'è più da nascondersi. Bene, arrenditi bene. Immediatamente. Mi arrendo immediatamente. Arrivo, vengo ad arrendermi. No, non posso venire ad arrendermi invece. Non c'è uno di questi che si possa aprire. Purtroppo no. Non posso venire ad arrendermi. Spiace molto. Andiamo qua sopra. Salve. Posso? Chi ti manda? Ehi, calmo, dobbiamo parlare. Chi? Yorinobu Arasaka. Volete portarmi indietro? Lo scarafaggio non sa più dove scappare. Ha esaurito le alternative. Tappagli quella bocca. Niente di personale. Stavo prendendo. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Emma. Sì. Oh, yes. Tra un attimo lo chiamo. Chiama Takemura. Ma ricorda, hai in mano Hellman. È un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura okay. Mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Però sembrava un po' amichevole. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo. Al tuo arrivo, Takemura-san. Solleviamo cadavere. No, cadavere. Solleviamo corpo di corporativo. E andiamo in macchina. Vero. Vero cosa? Wow. Sembra che i tuoi nuovi Jumba siano qui. Sono arrivati tutti. Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Sti cazzi, sono arrivati tutti. Aspetta qui. Intanto un dova. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato sta alcuni al decalco. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Hanno fatto un casino gli al decaldo da paura, grandi. Che vuoi farne di lui? Devo fargli qualche domanda. Solo alcune domande. Dai, ormai importanti. Lei è partecipe, ci può stare. Spero proprio che avrai risposte importanti. Sol. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Spero ne sia valsa la pena. Sol, ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Disastro. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo. Voltati pure. Fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa è stata brava lei. Di te non mi fido del tutto. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no. Panam mi stava solo aiutando. È colpa mia se la V è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. In realtà lei se n'era andata, porca quindi... puttana! In teoria non è più un Aldecaldo? Non preoccuparti. Ehi, non per Saullo. Gli passerà. Non me ne frega niente. Che lo chiamano Saul anziché Saul? Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirmi. Era preoccupato che potesse succederti Sol. Qualcosa. Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a... è stato lui. Ma siete una famiglia. E Sol farebbe di beh, tutto bello per matto. La famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Capisco. Non vuole. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono mai semplici. Ma me la caverò. E tu... tu fai attenzione, va bene? Ci vediamo, zia. Immagino che sia finita. Alla prossima. Stanno arrivando. Avete un minuto.
Muoviamoci. Alla prossima. Abbi cura della moto di Scorpion. Adesso è tua. Regolare. Quindi abbiamo ereditato due moto in due giorni, praticamente. Quella di Scorpion e quella di Jackie. E adesso facciamo un paio di domande al mister. Nicola, qua c'è la Nicola. Ci sediamo. Vediamo un po'. Bim, una pizzettina. Dove sono? Cos'è questo posto? Parliamo del biochip, non devi sapere dove siamo. Il biochip che hai creato per l'Arasaka. D'accordo. Ma prima voglio chiarire una cosa. Non ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me. Se il tuo boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. C'è nessuna offerta, amico mio. Mi hai frainteso. Non c'è nessuna offerta. Che cosa vuoi? Ho il costrutto di Silverhand nella testa, diciamoglielo direttamente, magari può aiutarci. Mi sta facendo letteralmente impazzire e non fa altro che peggiorare. Devo rimuoverlo. Questo non c'era sulle pubblicità e neanche sul contratto. Silverhand. Costrutto? È impossibile! Dove hai preso questo biochip? Devi rimuoverlo, non è una tua... Devi rimuovere il biochip dai miei interesse, questo amico non mio. Non è così semplice. Ascolta, l'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilata una versione sperimentale del biochip. In cosa differisce da quello normale? In cosa differisce la versione prototipo? Ha un engramma diverso? Qualcosa di più... cosciente? Aggressivo? È il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silverhand. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara. Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo. Ah. Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Ma che fortuna. Oh, ma che fortuna. Ho la versione più incredibile di tutte. Quindi mi aiuterai? Niente male. Dovrei vederla prima. Ok. Ok. Incredibile. Sembra che... incredibile, un corporativo ci sta aiutando. Oh, cazzo! Notevole, eh? Notevole, eh? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuta essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene! Temo di avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare, indipendentemente dal chip. L'unica cosa che posso fare... Oh, finalmente si tratta! ...è darti il contatto di una buona clinica in Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Ma veramente? Cosa mi succederà esattamente? Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu. Cosa si prova ad avere due personalità? Perché è diverso dal sentire delle voci. Sei te stessa e Silverhand allo stesso tempo. Posso vederlo e parlargli. Posso vederlo e parlargli. E viceversa. In realtà non gli parli, ma capisco che cosa vuol dire. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Uff, dacci un taglio. Che vuol dire? Che vuoi cioè, dire? Che vuoi dire? Inizierai a fare cose che un tempo credevi impensabili. Almeno per il tuo vecchio io. E sai bene di chi stiamo parlando. Di un fanatico. Un terrorista.
un pazzo suicida. Ah. Cazzo, e poi quello che cerca di manipolarti sarei io. Infatti. Per questo ritengo che faresti meglio a considerare l'isolamento clinico. Almeno Johnny non si è mai venduto per soldi. Perlomeno Johnny non si è mai venduto come te. Lo stai difendendo? Oppure è Johnny a parlare? Oh, lasciami indovinare. Ha già cercato di prendere il controllo del No, corpo. Vuole proprio un buco in testa, Elman, adesso. No. Sicura? Sarebbe divertente. Johnny! Scherzo, ma fa attenzione, il corporativo vuole entrarti nella testa. Ecco, esatto. Dato una botta. Sai che ti basta, dico? Ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Hai scassato la ninja. Stai cercando di convincermi che sei inutile. In questo caso posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Esatto. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Se verrai con me alla Kang Tao. What? Nel nido delle vespe? Al diavolo. Al diavolo la Kang Tao. Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Tutta la documentazione completa. La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Vieni qui con te? Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Eccolo, Takemura. Che diavolo ci fa lui qui? Ha alcune domande. E adesso per te. Si balla veramente. Se farai con il bravo, Takemura potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. E ce l'aveva in tasca così random col biocippino smollato lì. Engramma. Meglio di niente. Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnorobaccia. Infatti, ci ho capito niente manco io. Relic, Night City. Mister Takemura. Goro, è tutto tuo. È tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Spero che potremo giungere ad un accordo. È sicuramente nel tuo interesse. Che Takemura ti spezza tutte le ditine. Non lo dimenticherò. Ah, che caldo. Non ce la fa più. Hai visto? Cristo santo, guarda qua. Inaccettabile. Disumano. Io sono diverso. Figli di puttana. Non voglio di discutere, non caro ho tempo mio. Per stare qui a chiacchierare. Stiamo benissimo, stiamo vedendo i draghi. E questo è il problema. Non sei nessuno in questa città. Non conosci i Chun giusti. Ho comunque prospettive migliori della copia carbone di un rocker fallito rinchiusa in un chip. La tua ultima prospettiva era quella di fare qualche eddy con un biochip rubato. Ricordi com'è andata? Sembri sapere molto del mio passato. Che domande, ovvio che lo sai, nella nostra testa. Ho visto dei flash del tuo passato. Grazie al cavolo. Proprio come tu hai visto flash del mio. Paura di perdermi. Di smettere di essere io. Ho paura del giorno in cui vedrò i tuoi ricordi come se fossero i miei. Cazzate. Se la mettiamo così, allora io dovrò convivere con l'idea di aver permesso a Deshawn di fregarmi. Di fottermi alla grande. Cosa vuoi da me, sul serio, John? Che cos'è che vuoi? Cosa vuoi davvero? Che tu mi aiuti a farla pagare all'Arasaka. Solo questo lo faccio molto volentieri. Hai un obiettivo concreto come il me? Il tuo obiettivo è demolire l'Arasaka, seppellirla. Il mio è stare a galla. Sembrano entrambi piuttosto concreti. E coincidono anche abbastanza. Tu devi entrare nel Mikoshi per salvarti la vita. Una volta lì, io potrò distruggerlo. Quanto si gira intorno. Rieccoci alla tua crociata. Entriamo nel Mikoshi e sovvertiamo il sistema. Ok. Ti dico perché voglio distruggere l'Arasaka, ma te lo dico una volta sola. Vuoi saperlo? Sì. Ok. Assolutamente. Ho visto le corporazioni togliere l'acqua ai contadini. E poi anche la terra. Le ho viste trasformare Night City in una macchina infernale. Alimentata dalle sofferenze, i sogni infranti,
e le tasche vuote della gente. Di solito gli tolgono l'acqua e gliela vendono. Le corporazioni controllano le nostre vite, se le sono prese. E adesso vogliono anche le nostre anime. Puoi dirlo forte.